Una delle aziende più dinamiche del comprensorio ceramico reggiano modenese è la Energy Care. Ha fatto molti passi importanti, molti investimenti e il risultato di tutto ciò lo vediamo qui al Cersaie di Bologna. Abbiamo investito molto e ci crediamo sempre di più in questo mondo delle lastre e finalmente ci siamo presentati al Cersaie con la nostra produzione di lastre pronti a vendere e dare battaglia. Abbiamo lanciato i formati più importanti, 160 320 e anche 120 270, che per noi sono novità assolute e con prodotti accattivanti, prodotti che solo poche aziende hanno ancora lanciato fino in questo momento, come il Sahara Noir in versione white e un Calacatta macchia vecchia che è stato molto apprezzato dal nostro pubblico. Il progetto di ristrutturazione iniziato nel 2015 continuerà perché appunto noi nel 2015 abbiamo montato un nuovo impianto, presse, forni e linea di confezionamento. Poi abbiamo montato l'atomizzatore con il rispettivo impianto di cogenerazione per produrre energia elettrica e l'anno scorso e quest'anno abbiamo realizzato questo impianto di produzione di lastre medio-grandi. Cercheremo di vendere più possibile lastre complete, ma avendo anche ben presente la possibilità di farle sotto multiplo. La nostra idea è vendere già un prodotto finito, cioè non stoccare la lastra per poi farle sotto multiplo, ma se c'è l'occasione lo faremo, insomma, non ci tiriamo indietro. Abbiamo montato un nuovo impianto di cogenerazione dove produciamo energia elettrica e utilizziamo i fumi di scarico dentro l'atomizzatore per appunto far evaporare l'acqua. Abbiamo montato dei forni eco dove appunto l'aria calda che prima veniva messa all'esterno adesso viene recuperata tramite tubazioni dentro l'aria di combustione che non essendo più aria a temperatura ambiente, ma essendo aria a una temperatura di 120-150 gradi, è un delta che ci permette di risparmiare gas. È un mercato che si sta sviluppando rapidamente e con dei numeri importanti. È chiaro che potenzialmente il mercato da sviluppare è l'estero, però in Italia abbiamo degli ottimi numeri con dei risultati importanti e noi crediamo che sia la direzione giusta anche per il mercato italiano.